Grazie, grazie di cuore, grazie a Paola Frassinetti, grazie a Ignazio La Russa e tramite te Ignazio a tutti gli amici di Fratelli d'Italia. È una gioia per me essere qui nel vostro primo compleanno. Tra Io Amo l'Italia, il movimento politico che ho l'onore di presiedere, e Fratelli d'Italia, c'è una sintonia non solo sul piano formale del nome, ma anche e soprattutto sul piano dei contenuti. Oggi dobbiamo essere estremamente chiari e rigorosi, innanzitutto nel rappresentare correttamente la realtà per quella che è, non solo nella manifestazione annuale a Treu, promossa da Giorgia Meloni, si parla di guerra. Anche il recente documento della Confindustria, Ufficio Studi della Confindustria, ci dice che le conseguenze della crisi economica in atto sono paragonabili solo a quelle di una guerra. Questa è la terza guerra mondiale di natura finanziaria di cui noi siamo vittime e che sta perpetrando un crimine epocale, trasformando l'Italia ricca in italiani poveri. Dobbiamo prendere atto che se oggi in Italia ci sono 12 milioni di poveri, 6 milioni di italiani che fanno letteralmente la fame, ogni giorno chiudono 1000 partite IVA, ogni giorno ci sono imprese che vanno in tribunale a dichiarare fallimento, ci sono imprenditori e disoccupati che si suicidano. Se noi non affrontiamo, questa crisi come la priorità assoluta, resteremmo distanti 1000 miglia dal paese reale. È necessario che si assuma al tempo stesso la consapevolezza che non è più il momento delle chiacchiere. Bisogna agire concretamente, dare delle risposte concrete ai problemi reali dei piccoli imprenditori che rappresentano il 97% della realtà produttiva dell'Italia, delle famiglie il cui potere d'acquisto si è dimezzato 6 mesi dopo il gennaio del 2002 con l'adozione dell'euro, una famiglia italiana che viveva dignitosamente con 1.500.000 lire, con 750 euro è stata ridotta alla povertà. L'euro è il problema nel momento in cui dimostra di non poter essere moneta unica in contesti economici diversi. L'euro ha avvantaggiato solo la Germania e ha impoverito tutti gli altri paesi europei. Bisogna procedere su 2 binari, dare subito delle risposte ai piccoli imprenditori, alle famiglie, ai sindaci e alle forze dell'ordine che sono i soggetti vivi, i soggetti che possono oggi promuovere insieme il nostro riscatto, ma che hanno una condizione di sofferenza. Quindi, a partire dal tema cruciale delle tasse, perché non è concepibile che digano ad oggi tra tasse dirette e indirette circa il 70% di ciò che uno guadagna, se lo Stato, allungando le mani nelle nostre tasche, su 100 euro che abbiamo in tasca ne preleva 70, con i rimanenti 30 euro non si può andare avanti
dobbiamo promuovere una battaglia contro questo livello di tassazione, che poi è la causa di tutto, perché lo Stato incamera minori risorse e i cittadini ogni giorno sono costretti a impoverirsi sempre di più. Ecco perché, non per una questione ideologica, ma per un fatto reale, noi vogliamo promuovere il riscatto della nostra sovranità monetaria, legislativa, giudiziaria e nazionale, perché solo in questo modo che noi riavremo le porte di casa nostra e potremo risolvere in modo più corretto ed efficace i problemi degli italiani. Salutiamo Guido Crosetto. Oggi noi non abbiamo la possibilità di emettere moneta e lo Stato si trova nella situazione paradossale in cui, per ripianare il debito, è costretto a contrarre nuovo debito. Solo la riattribuzione allo Stato della prerogativa di emettere direttamente moneta a credito ci consentirà di uscire da questo vicolo cieco. Oggi l'Europa ci impone l'80% delle nostre leggi, che sono la semplice trasposizione di direttive e di regolamenti europei. E tra queste leggi ci sono il relativismo valoriale e religioso, che ad esempio ci dice che dobbiamo legittimare il matrimonio omosessuale, ma ci sono anche leggi che stanno scardinando le fondamenta della nostra civiltà. Siamo alla vigilia del Santo Natale. Ebbene, rischiamo oggi di essere l'ultimo anno in cui potremo continuare ad augurarci buon Natale, perché già in altri paesi il Natale è stato ridefinito la festa dell'inverno, perché questa Europa relativista vuole eliminare tutto ciò che corrisponde alle nostre radici, alla nostra tradizione, ai nostri valori. È importante che si comprenda come siano due facce della stessa medaglia: riscattare la nostra sovranità monetaria e nazionale e riscattare anche la nostra civiltà, il diritto di essere veramente noi stessi. Il diritto di essere pienamente noi stessi, con la consapevolezza che se in Italia è il 97% di piccoli imprenditori che fa grande l'Italia come Stato impresa, se la gran parte degli italiani vive in piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, è il piccolo che dobbiamo salvaguardare, perché sono i tanti piccoli che fanno grande l'Italia. Dobbiamo batterci per la sovranità, per la libertà, ma anche per il localismo, contro un globalismo che oggi di fatto ci sta portando via la nostra anima. Quindi cominciamo da questo Natale, dall'augurio che ci facciamo di buon Natale, per promuovere una battaglia, io la definisco una missione, in cui dobbiamo salvaguardare la nostra anima, chi siamo, avere la certezza di chi siamo, affinché noi stessi, i nostri figli e i nostri nipoti possano continuare ad augurarci buon Natale.